Ciao a tutti e a tutti, buon anno a tutti quanti e questo è il primo video del 2015, quindi come al solito io arrivo sempre verso la metà del mese, non ci riesco prima. E volevo fare il video anch'io sui prodotti più usati, i prodotti top del 2014, perché in effetti mi rendo conto che li vedo quasi tutti, le ragazze a cui sono iscritta, perché comunque ti danno dei buoni spunti, uno ha utilizzato il prodotto per tutto l'anno, insomma sarà buono questo, perché spesso... Diciamo la verità, gli youtuber magari hanno talmente tanti prodotti tra quelli che vengono inviati e tutto, e io mi dissocio perché non faccio parte purtroppo di questa categoria. E magari una si presa dal momento a quanto lo adoro, ci fa il video, però poi in realtà non lo usa per tutto l'anno. Invece, se tu fai il video top, ti rendi conto che magari è un prodotto buono davvero. Così la penso io perlomeno. Grazie tantissime per i commenti molto carini che mi avete lasciato sotto il video delle acconciature per Capodanno, che doveva essere per Natale, ma non ce l'avevo fatta. Mio marito mi ha regalato le luci per fare i video e grazie a quello sono riuscita a fare il video perché era sempre tempo brutto sotto Natale, erano sempre brutti da vedere e sono riuscita a fare il video e a caricarlo almeno entro Capodanno. E niente, grazie tantissime. Vi metto sotto il link se vi interessano vedere queste acconciature anche qui in giro. Parto perché sennò non finisco più. Partendo da zero, dal lavaggio del viso. Come detergente ho usato per metà dell'anno quello della BioEarth, che vi metto la foto perché adesso non ce l'ho più, che è un detergente veramente buonissimo perché lava bene ma allo stesso tempo è delicato, quindi anche se avete la pelle grassa va benissimo, se ne avete secca 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 non lo so, però penso che vada bene perché la mia amica Sara gliel'ho regalato e ci si è trovata benissimo. La ditrice delle gingille, sempre lei, insomma vi metto sotto i link, delicato, lava bene, mi piace un sacco. Da metà dell'anno in poi, sempre Sara mi ha regalato questo qui della Viviverde Coop perché io non riuscivo a trovarlo, ero curiosissima di provarlo e non c'era niente da fare, da me era sempre finito. Dopo che me l'ha regalato, ovviamente lo vedo dappertutto. E infatti ne ho ripreso un altro perché è finito l'altro. E questo è un pochettino più lavante, per l'estate è stato perfetto. L'ho utilizzato fino a poco prima che venisse questo freddo pungente a dicembre, perché poi quando ha nevicato mi si è seccata tantissimo la pelle sul naso e anche un po' sul contorno occhi. Anche mio marito l'ha utilizzato perché anche lui usa i detergenti viso, perché ho detto che lavarsi la faccia con quello per le mani o con una saponetta qualsiasi sarebbe meglio di no. Anche lui ci si è trovato molto bene, ma stessa cosa, sotto la neve è stato un pochettino, cioè ha seccato un pochettino troppo la pelle, però in generale tipo per la sera dopo che ti sei struccata devi togliere bene tutte le schifezze dal viso, va benissimo. Per la mattina meglio uno più delicato, ne ho fatti altri poi spignattando. Come crema viso non vi dico niente perché quest'anno è stato l'anno un po' sfigatino delle creme viso perché non, ho finito la crema eterea a inizio anno, quella della Neve Cosmetics che mi era piaciuta molto e poi ho utilizzato robette così, qualcosa ho spignattato io, durante l'estate non uso niente, ho trovato adesso delle creme che mi piacciono, quella della Saponaria ve l'ho già nominata in un altro video, però comunque l'ho usata troppo poco per dire che è il prodotto del 2014, vi aggiornerò in seguito. Contorno occhi stessa cosa, ma più che altro perché ho utilizzato quelli fatti in casa, quello che mi ha fatto la mia amica Michela e quelli che ho fatto io, quindi inutile mostrarli in un video, e sempre seguendo la sua ricetta, quindi prodotto top il contorno occhi di Michela. Poi come correttore sono passata ai correttori bio e stavo usando quello della MAC fino a tipo maggio perché l'avevo preso in viaggio di nozze, ancora ce l'ho, non finisce mai, è incredibile. Poi dato che Sara mi aveva consigliato questo, ve ne ho già parlato di questo correttore, vi metto sotto il link del video se volete andare a vederlo. Comunque quello della Cooler Caramel, lo 08, che è quello un po' aranciato adatto alle occhiaie. E per me va benissimo, sinceramente, solo nel periodo in cui mi si sono seccate un po' appunto naso e un pochino contorno occhi adesso che è stato freddo. Certo che ho delle occhiaie pazzesche in questo video, stavo vedendo. Mi si incastrava un pochettino, diventava quasi in granuli. Si vede che quando hai il contorno occhi secco assolutamente non è da usare, anche se è strano perché appunto è molto oleoso. Però niente, io continuo ad utilizzarlo perché essendo un contorno occhi bio, pieno di ingredienti pregiati, non ti fa venire grani di miglio, non ti va a seccare ulteriormente il contorno occhi. Dato che le zampe di gallina in genere sono le prime rughe che ti vengono, cerchiamo di starci attenti a cosa ci mettiamo all'intorno. Come fondotinta... Allora, quest'anno ho utilizzato la mia grandissima scoperta che è il Flat Perfection della Neve Cosmetics. Io uso il Medium Neutral e niente, io lo adoro. Una mia amica, la mia migliore amica, è stata così carina da regalarmelo, cioè si è vista i miei video per vedere che cosa poteva regalarmi e ha visto che in un video io dicevo che questo era il fondotinta della mia vita, che l'avrei ricomprato per sempre e quindi voleva farmi qualcosa che assolutamente avrei utilizzato e mi ha regalato questo qui, cioè ce l'ho di là adesso, che anche perché questo
questo stava lì lì per finire, quindi mi ha fatto pure un mega favore. È stata troppo bella, cioè mi sono commossa. È un regalo davvero di un valore enorme per me, è stata, perché non è da lei, insomma, mettersi lì, se lei non le interessa il trucco, queste cose qui, quindi si è spulciata tutti i miei video apposta, troppo carina. Invece come fondotinta liquido, che io in genere non li utilizzo, però quando mi si secca un periodo la pelle, anche come in questo periodo che l'ho con il freddo, uso la BB Cream versione leggera, texture leggera. Questa è la... ecco qua mi sono persa il numero, ma dovrebbe essere la 1, no la 2, e ho anche la 1, le mischio insieme in questo periodo. Però in generale, avendo la pelle più grassa da quando, da dopo che mi sono sposata, mi si è ingrassata un po', utilizzo quasi sempre il Flat Perfection. Se è un periodo che ho delle pellicine varie in giro e quindi è brutto quando ti metti tutto in polvere perché si vedono, allora metto questo qui, perché quell'altro è un pochino troppo pesante, la versione normale. L'ho data a mia mamma, infatti lei ci si trova molto bene perché ha la pelle più secca. Come base occhi, allora, io utilizzavo, a parte quella della Essence e Love Stage, però ho utilizzato tutto l'anno la Soft Ochre da un anno e mezzo ormai, che mi ha regalato la mia amica Michela. Però durante l'estate era diventata troppo chiara, perché questo è un colore veramente chiarissimo, e quindi quando sono andata a Roma ne ho cercato un tipo, perché vuoi dire, io lo so che questa non è bio, però ragazzi è qualcosa di incredibile, è difficile non utilizzarla tutti i giorni perché il risultato è talmente bello che ti, cioè, mi ha stregato, ti toglie qualsiasi venuzza, qualsiasi cosa, e rimane tutto il giorno, perché io, siccome ho la palpebra mobile parecchio scura, anche un pochino qui sopra, cioè mi fa l'occhio stanchissimo, se non sono truccata mi dicono tutti che sto male, anche quando mi metto solo la matita, anche quando mi metto solo l'eyeliner, non voglio fare la sfumatura, però devo mettere qualcosa sotto per schiarire bene la palpebra, e la maggior parte delle cose, se non vai a fissarle con un ombretto o con qualcosa così, ti fanno le righine dopo qui sopra, non puoi metterti base così e basta. Invece questa è talmente si fissa talmente bene che rimane lì tutto il giorno. Poi ci do una spolveratina velocissima di fondotinta, proprio ce lo passo giusto quando è ancora un po' sporco, sta a posto per tutto il giorno. Arrivata l'estate era un pochettino troppo chiara, ho preso il Painter lì, quello di cui parlano tutte, visto così sembra scuro, ma in realtà messo poi color carne. Ho utilizzato un pochettino più questo perché durante l'estate comunque l'ho utilizzato sempre, dato che metto sotto comunque contorno occhi bio pieno di ingredienti buoni, correttore pieno di ingredienti buoni. Spero che questo non mi faccia grossi danni, perché è diventata una droga, non riesco a farne a meno. Che qualcuno inventi un prodotto bio uguale, per favore. Ciprie, come cipria ho utilizzato sempre la mia amatissima Hollywood, che prima utilizzavo soltanto il sabato quando lavoravo tutto il giorno così, e invece da quest'anno che ho avuto la pelle più grassa l'ho usata tutti i giorni e non mi ha seccato la pelle mai. La adoro, mi fissa bene tutto, quando mi metto questa mi dura moltissimo, sempre che devo ritoccare è mezza giornata. Ci sono quelle ciprie che già dopo 2 ore ti comincia a lucidare qua, questa assolutamente no, fissa tutto benissimo, opacizza benissimo, quindi mi piace un sacco. Come ombretti, allora, io in realtà metto quasi sempre le matite a mo' eyeliner come ce l'ho adesso, ma quando, insomma, metto degli ombretti uso sempre la Naked, questa piccolina Basics. Mi piacerebbe anche l'altra e mi piacerebbe anche provare una di quelle della Makeup Revolution, però mi sono un attimo imposta di non comprare altri ombretti perché ne ho tanti da finire e non uso, cioè non li uso, io uso semplicemente i primi 3-4 di questa palette e basta, quindi utilizzo sempre questi colori. Alla fine, se uno è un pochettino più perlato, se uno è un pochettino più matte, un altro un pochettino più marroncino, un pochettino, cioè non si vede neanche la differenza, perché uso sempre questi colori un po' più chiari, e se voglio fare una sfumatura più importante ne ho altri, e quindi non vorrei stare a comprarne altri, sinceramente, anche perché dal punto di vista lavorativo non è stato un bell'anno, quindi non ne ho neanche i soldi che mi escono dalle orecchie. Un ombrettino che è diverso dai soliti colori, che mi è piaciuto un sacco appena l'ho visto, cioè ho detto lo prenderò, questo almeno lo devo prendere, è questo qui della NABLA, che sarebbe Caramel. Cioè quando l'ho visto nel video, perché tante me l'hanno segnalato, hanno condiviso questo Mr. Daniel Makeup, mi pare che si chiama, questa nuova linea che aveva fatto, perché non avevo mai trovato un ombretto così caramello, un po' aranciato, mi ispirava anche per il colore dei capelli sinceramente. E poi ho fatto un ordine perché c'erano le spese di spedizione gratuite, una cosa del genere, e ho preso anche un rossetto e un blush, che però non è che sono andati tra i miei preferiti. Questo invece qua
quando faccio la sfumatura, quando decido di fare qualcosa, ce lo aggiungo sempre. O la faccio direttamente con questo, oppure la aggiungo un pochettino e ti scalda proprio, perché a me stanno bene i colori caldi, quindi questo è proprio stupendo, mi piace un sacco. Un altro prodotto che uso ormai da tipo 2 anni e ricompro, non è che lo ricompro tanto perché mi dura una vita, l'ho preso 2 volte tipo, è la matitina, come si chiama, Avorio Beige della Neve Cosmetics. Scusate il tappo che non è il suo, perché come sapete si rompono i tappi di queste matite. Questo nella parte interna dell'occhio, non mi viene il nome, comunque me la metto tutti i santissimi giorni, sempre. Ho smesso solo quando ho comprato questo della Kiko, che ho visto in un video di Valimand, Valentina Truccosetta, che la saluto. E questo qui è carinissimo perché ha il marroncino e il rosato. Questo lo uso spesso anche come base trucco, dopo aver messo la base, se voglio fare questa, la palpebra mobile un po' più luminosa, che comunque è matte, però rende un po' più chiaro, un po' più carino. E dentro la riga dell'occhio, come diamine si dice? La rima interna dell'occhio, si dice così? Mi piace un sacco, quindi ultimamente sto usando sempre questo, più che altro perché ce l'ho lì. Questa è piccolina, mi va a finire sempre ovunque, non la trovo mai la mattina quando sono di fretta. È edizione limitata, non penso che si trovi più, però mi dispiace perché questo rosa qui, cioè ogni volta che fanno questi matitoni fanno sempre colori assurdi, mettono sempre insieme, per dire, un marroncino che tu dici ah, oh, che bello, questo è proprio il marrone che voglio io, e di qua un turchese, perché quando fatto appunto rosa e marroncino è perfetto. Anche quest'altro colore è bellissimo perché è un marrone che ha una bella sfumatura, non lo so, quasi violacea, è tanto carino. E quest'altro, vabbè, dato che ci sono, appunto è un rosa così, quasi color carne, però molto chiaro e luminoso, è bello sia sopra che sopra. Per quanto riguarda gli occhi, i bellissimi ciuffettini della Essence, che da quando li ho scoperti, ogni matrimonio, ogni occasione particolare così me li sono messi. Ce li ho anche adesso un paio perché dovevo testare questa qui, la colla della Essence. Vi farò sapere poi, perché è già la seconda che prendo. Questa sta andando meglio, oggi l'ho usata e funzionava, quella scorsa non so se era aperta, una schifezza, la stavo per mettere sulle ciofeche. Comunque io, come colla per ciglia finte, questa che ormai è distrutta, la butto via, Fingers Precision, ve la faccio leggere direttamente. Allora, questa mi sa che si trova, io l'avevo presa da Small questa colla per ciglia finte, ma mi sa che si trova anche da questa Sabone o forse in quelli più forniti. Comunque io ho utilizzato tantissime volte, da più di un anno, queste due ciglia qui con questa qui, e va benissimo. Adesso ho preso questa dell'Essence, però per carità, se una non c'ha l'Essence vicino e c'ha un'acqua e sapone o Small, sinceramente questa va benissimo perché non brucia gli occhi, incolla benissimo. E poi c'è anche il pennellino un po' più comodo, c'era un po' più muschietto, quello dell'Essence è duro, mi sta un po' sulle scatole. La mascara, allora, adesso non l'ho preso, ma io utilizzo tutti i giorni il mascara Top Coat della Kiko, quello viola, quello per ritoccare alla fine lo uso sempre, mi piace sempre l'effetto finale che dà quel tocco di volume in più. Però vabbè, a parte quello, che appunto è un di più, come mascara per tutto l'anno ho utilizzato ovviamente la Love Extreme, che ho sempre dentro un cassettino, ogni volta che vado all'Essence lo compro, non tutte ma quasi tutte le volte, perché ho il terrore che vada fuori produzione, non ci sia più da nessuna parte, quindi ce ne ho sempre uno o due di scorta. Io sono fissata con questa cosa delle scorte perché, come sapete, quello che mi piace, che piace a me, in genere va fuori produzione, quindi ho veramente il terrore che scompaia tutto, perché mi succede sempre, è meglio prevenire. Comunque vabbè, questo lo conoscete tutte, mascara fantastico, come fa le ciglia lui non le fa nessuno. Metto pure una foto perché l'avevo messa su Instagram un po' di tempo fa, che dicevo qualcosa di questo mascara non mi stupirà mai abbastanza, è proprio adesso che è secco, perché tanto usandolo tutti i santi giorni si secca subito, cioè quando inizia a seccarsi l'effetto è ancora più bello, però quando diventa proprio secco secco come adesso è un po' pericolosetto, perché qualche giorno fa mi stavo struccando il mascara, appunto, si è appiccicato letteralmente alle ciglia, per toglierlo ho fatto un attimo così con il cotoncino, insomma con l'acqua micellare, e mi sono rimaste 2 o 3 ciglia attaccate. Mi è preso un colpo, dopo mi sono guardata, oh mio Dio, ho un buco. Cioè, per fortuna erano 3 ciglia sparse, forse, non lo so, però quando inizia a seccare troppo stateci attente, perché qui rimaniamo pelate sulle ciglia. Un altro mascara che ho utilizzato tanto, che è un regalo, mio zio che va in profumeria e dice datemi qualcosa per mia figlia, le piace truccarsi, e quelle sante commesse hanno dato anche dei mascara che non sono un granché, ma questo mi è piaciuto un sacco, che è Hypnose Drama della, come si chiama, Lancome, che ha lo scovolino incurvato in questa maniera particolare così,
Mi piace tantissimo, il prodotto è già abbastanza denso quando lo apri e quindi volumizza veramente tanto. Adesso che si sta seccando un po' troppo, me l'ho messo anche oggi, però ho penato un pochettino per metterlo qua sulla punta, insomma viene bene sulla radice, ma sulla punta non mi ci arrivava tanto, anche se lo lavoravo con la puntina così, perché appunto si è asciugato parecchio. Sono diversi mesi che lo uso e è veramente bellissimo. Se avete possibilità economica di comprare mascara così costosi, questo è stupendo. Burro cacao, ho utilizzato tantissimo SOS Labbra che ha fatto la mia amica Michela. È un sacco idratante, mi è piaciuto tantissimo e poi l'ho rifatto perché ovviamente l'avevo finito. Grazie tantissime Michela, un sacco di tuoi prodotti in questo video. Come rossetto, sono entrambi nude ovviamente, mi metto quasi sempre solo il burro cacao. Questo qui che è lo 03 di Kate Moss, un colore appunto nudo però non effetto morto ma neanche troppo scuro perché a me i nude mi sono sempre tanto scuri sulle mie labbra, è bellissimo questo, proprio mi piace tantissimo. E questo qui della MAC che sarebbe Cream Sheen Ravishing, si pronuncia così, boh. È aranciato, aranciatissimo questo sotto. Questo è proprio stupendo, non fa pieghette, non secca, non va in giro, te lo metti e sta lì, è stupendo veramente. Blush, siccome utilizzo sempre quelli aranciati, ogni volta che ho mostrato blush erano aranciati, quest'anno volevo mettere, o comunque nominare, Starlet, Starlet, non so come si pronuncia, della Neve Makeup, che è un rosa antico, bellissimo, tantissime ne avevano parlato nei video e ho detto vabbè, la prossima volta faccio un ordine, mi ho sempre in formato mini perché tanto non li finisco mai, ne metto veramente pochissimo. Ce l'ho anche oggi, mi sa, ne metto proprio poco, eccolo qui, opaco, rosato, ma non fucsia, veramente un rosa antico stupendo, sta bene più o meno con tutto, con i colori caldi, con i colori freddi, mi piace proprio tanto. Smalti, come smalti io sapete che utilizzo i colori neutri e quest'anno quelli che ho utilizzato di più sono stato questo che l'ho già nominato tipo 2 anni fa, ma lo ricompro ogni tanto perché mi piace un sacco, 371 della Kiko, perché è stupendo perché c'ha questo marroncino con i riflessi dorati e è bellissimo veramente, è il marroncino più carino che ho provato tra tutti quanti, rimane chiaro nonostante la seconda passata perché tanti li vedi così poi fai 2 passate e diventa troppo scuro, non mi piace, sulle mie mani gli smalti scuri stanno male. Poi sono andata in fissa con il bianco lattiginoso, ne ho provati diversi, ma quello che ho usato di più, anche se non dura tanto, e devo fare 3 passate per farlo vedere bene, però il risultato finale mi piace un sacco, è questo qui, l'Essence 07 Ice Ice Baby. È carinissimo, veramente, è proprio il bianco lattiginoso, perché a me non piace il bianco coprente sulle unghie. L'Essence ogni volta li fa diversi, quindi vedremo prossimamente. E questo qui che è 04 Ice Latte, che l'ho ricomprato 2 volte, non so se ci sta più adesso, boh. Comunque è un cipria bellissimo, è il cipria più bello che ho provato, che non vira al salmone una volta che ti sei lavato 10 volte le mani. Non dura tantissimo, però questi smalti Essence non è che durano chissà quanto, però l'effetto è stupendo. Ce l'avevo nel video dove ho fatto l'acconciatura, insomma, che si vedono le mani. E questo qui, che è il top coat delle meraviglie, il top sealer. Mi raccomando, non il base sealer, controllate, non fate come me che prima pensavo fosse una ciofeca perché ho usato per un anno base sealer e non si asciugava mai. Questo è stupendo perché fa asciugare lo smalto in 3 secondi, lo rende straluminoso e dura di più degli altri. Tipo se mi metto lo smalto alla sera quando sto a vedere la televisione sul divano e poi dopo un'oretta vado a letto, è perfetto lo smalto, anche dopo mezz'ora se vado a letto. Invece quando ho usato quello della Pupa o perché un periodo non si trovava più, dicevano che era fuori di produzione. Niente, tu potevi andare a letto pure dopo 2 ore e ci trovavi la mattina tutte le rigate, non si asciugava mai del tutto, dovevi aspettare veramente ore, anche se mettevi sotto l'acqua. Le goccine per l'asciugasmalto non le ho mai provate, me le consigliate? No. E infine capelli, la spazzolina che uso di più in quest'anno è la Tangle Teaser, ne ho già parlato in un altro video, vi metto sotto il link se vi interessa, è fantastica, non si può più vivere senza, quando vado da mia mamma e me la dimentico è tremendo riutilizzare la spazzola in legno e mi chiedo come diamine facevo a utilizzarle, a dire che era buona, cioè proprio non c'è paragone. Come prodotti lo shampoo che ho utilizzato di più è quello della Saponaria, arancio dolce girasole, vi metto una foto che adesso non ce l'ho. E quello che ho utilizzato di più è delicato sulla cute, però lava bene senza seccare le lunghezze, mi piace tantissimo. Per i capelli esageratamente secchi, anche se in teoria è per capelli secchi, forse è un pochino troppo, ma che ha una via di mezzo, che ha comunque problemi di cute e così va benissimo, mi piace tanto. Come maschera
la mia amatissima coconut, che sarebbe quella lì del calderone alchemico, quella fatta in casa che vi dicevo. Come leave-in invece ve ne ho già parlato anche nel video consigli per capelli crespi, il video tag My Hair Story. Ho consigliato entrambi questi prodotti perché mi piacciono un sacco e sono il balsamo senza risciacquo fatto in casa, che potete facilmente fare anche voi senza fare grossi spignattamenti, e la crema lisciante, in questo caso al cocco, che è quella di Carlita. Sono tutte e due ricette di Carlita. Mi piacciono tutte e due tantissimo, le faccio sempre perché mi piacciono un sacco, ma specialmente questo qui, proprio è leggero, mi piace tanto. Penso di aver messo tutto quanto. La sorpresina di questo video è appunto la maschera coconut. Siccome voglio cominciare a regalarvi qualcosina, l'avevo detto tempo fa che avrei voluto farvi un regalo, un bel regalone. Poi ero indecisa. Io ho fatto regali senza, insomma, mostrarli, perché è anche carino fare così, un regalo con delle persone con cui ti senti, che ti seguono, senza stare a fare pubblicamente per forza, no? E quindi avevo scelto un po' quella strada, però ho pensato che magari un regalino ogni tanto così si potrebbe fare senza stare a fare un mega regalone, perché fai un mega regalo, va una, mi dispiace. Allora, quando spignatto, quando compro qualcosa, magari lo faccio doppio, lo compro doppio e lo regalo a una di voi più spesso, insomma, piuttosto che farne uno l'anno, due l'anno, uno per i 15.000 iscritti, uno per i 20.000 iscritti, un mega regalone o due regali grandi, preferisco fare un pensierino più spesso in maniera che vadano a più persone. E in questo caso la maschera appunto per capelli coconut, quella che vi ho detto che è la mia preferita da ormai quasi quasi un anno. Non c'è bisogno che siate per forza iscritte, perché so che moltissime di voi mi seguono senza essere iscritte, però un commento, insomma, bisogna lasciarlo, se no come fate? Se non vi fidate, se pensate che io scelga, non lo so, la mia migliore amica, perché non vedo perché dovrei comunque fare il video per farle un regalo, allora lasciate stare. Voi scrivete quello che volete. Nei prossimi video metterò il nome della ragazza o ragazzo che vincerà, lo scriverò anche su Facebook. Spero tanto che vi piaccia, insomma, fatta con le mie sante manine, penso che abbia più valore anche delle cose comprate, almeno spero. Spero che vi piaccia questa cosina di fare ogni tanto un prodottino regalo, magari un'altra volta faccio il balsamo senza risciacquo, che appunto per me, cioè vi metto i prodotti che adoro. E basta, ci vediamo al prossimo video e ancora buon anno a tutte e a tutti. Ciao!